Buongiorno, siamo qui per dare indicazioni sul prossimo centro vaccinale di Acerra. Con l'ASL è iniziata un'interlocuzione da mesi, avevamo dato la disponibilità delle strutture territoriali. In una prima fase l'ASL aveva scelto la tensostruttura di via Manzoni, poi da valutazioni tecniche dell'ASL ci hanno chiesto un'altra struttura, noi abbiamo messo a disposizione la palestra comunale della scuola di via Buonincontro nello Spinello, perché questa struttura che stanno allestendo, come vedete alle mie spalle, è situata nel complesso scolastico, ma ha ingresso indipendente, è autonomo. C'è possibilità di parcheggio esterno, è posizionata in una zona dove, insomma, è stato ritenuto più idoneo fare qui il centro vaccinale. Come al solito, noi daremo sempre dimostrazioni di fare le cose per i nostri concittadini nel migliore dei modi, perché l'obiettivo è mettere il massimo impegno affinché i cittadini di Acerra si possano recare in sicurezza a fare il vaccino e ci dobbiamo vaccinare tutti. Ormai è risaputo che l'unica via di uscita dalla pandemia è solo vaccinandoci. Devono arrivare presto i vaccini perché le tante problematiche che in questi giorni si stanno cominciando a palesare. Penso ai commercianti, penso ai parrucchieri, penso alle tante attività che stanno chiuse, penso alle tante difficoltà che stanno trovando anche i docenti con le scuole in DAD. Si possono risolvere solo se ci vacciniamo. Pertanto è un impegno di tutti quello di vaccinarci presto e in sicurezza. Dobbiamo solo sperare che arrivino subito i vaccini e procedere celermente.